sabato sera scorso in piazza 20 settembre a Fano, verso le 9.30, alla spicciolata hanno incominciato a radunarsi strani ciclisti. Le torce elettriche sui caschetti colorati facevano assomigliarli più a dei minatori. Strisce catarifrangenti, abbigliamento pesante, fanalini rossi posteriori lampeggianti. Le bici stranamente cariche di sacche, porta oggetti e porta indumenti. Le tasche posteriori delle maglie termiche stracolme di barrette energetiche, gel di maltodestrine, due e più borracce al seguito e sui manubri navigatori satellitari, microcomputer e altre torce. Conoscendo l'inveterata e quasi maniacale ossessione del ciclista per il peso, questo manipolo di ciclisti si stava accingendo a partire per la seconda randonnée della fortuna, la bellezza di 300 km in notturna andata al Cippo Pantani in Carpegna a più di 4.000 metri di dislivello e ritorno a Fano. Dei folli, direte voi, niente affatto. Atleti veri e propri che fanno di questa disciplina una vera ragione di vita. Provenienti per la maggior parte dal centro-nord Italia. Alla fine, sotto il gonfiabile della partenza, erano in più di 40. Temerari e temerarie, sì, perché diverse le donne ultra attrezzate. Per questa affascinante e spettacolare corsa organizzata da una società di casa nostra, la Società Ciclistica Fanese. Andando bene, diciamo che il tempo ci ha aiutato. Senti, un bel percorso, 300 chilometri, tanta strada. Tanta strada, e qui intorno devono arrivare a Urbino, poi fanno la Carpegna, vanno il Cippo, poi passano Acqua Partita, alla fine tornano per il Furlo, in mezzo al Monte del Furlo, e poi fanno la cresta tutta fino a San Costanzo, fanno e tornano giù. Quindi partono alle 10 di stasera, i più bravi a che ora riescono ad arrivare? L'anno scorso sono arrivati intorno alle 11:30. Di mattina. Una sfida prima di tutto con se stessi e contro il percorso, dove però stranamente non si vince nulla. Non c'è un podio da conquistare per la randonnée, ma solo l'essere arrivati fino in fondo, avercela fatta, e dove chi ti sta accanto non è un avversario, ma un compagno di fatica. Per qualcuno il gusto di qualcosa che non ha fatto mai. Per qualcun altro comunque il doversi ripetere su delle posizioni che sembrano acquisite ma non sono mai acquisite quando si parla di 300 km con 4.600 metri di dislivello. Ecco. Un sempre bisogna avere rispetto delle cose e lo sport insegna ad avere rispetto delle cose, delle persone.